La parola in 100 parole, commento al Vangelo del 3 marzo 2022 a cura di Fra Simone. Giovedì dopo le ceneri. La caratteristica dell'evangelista Luca nel riportarci queste parole di Gesù sta nella sottolineatura ogni giorno. Ci ricorda così che il confronto con la croce non è qualcosa di straordinario o relegato ad alcuni eventi della vita, ma per il discepolo di Gesù è una necessità quotidiana. Si tratta di accogliere ogni aspetto della vita quotidiana insieme al mistero della croce. I nostri rapporti in famiglia, il lavoro, le amicizie, la collaborazione in parrocchia, il rapporto con le cose, l'accoglienza delle situazioni di malattia e di fragilità, la risposta alla volontà del Padre. In tutto e per tutto con la croce, il più alto segno della vita donata e quindi della salvezza. Buona giornata!